Pace bene a tutti, oggi ascolteremo il Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse alla folla: Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso e la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra vede la luce. Non c'è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione. Dunque, a come ascoltate, perché chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò chi crede di avere. Gesù dice: fate attenzione a come ascoltate, perché chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Questa affermazione può sembrare ingiusta, perché dovremmo dare di più a chi non ha. Essere cristiani ci distingue nel dare di più all'altro, non soltanto cose materiali, ma anche ascoltare. La società ha bisogno di questo, di accendere la lampada affinché tutto il mondo possa essere guidato con la luce che tutti i cristiani portano. E come l'amore per Maria e tutti i santi. Dobbiamo parlare sempre di questo candelabro che ognuno di noi ha. Oggi è più facile parlare di tutto ciò che vediamo sul social. Per questo motivo il Vangelo non fa attenzione nel testimoniare la luce che è dentro di noi, perché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto, anche ciò chi crede di avere. Pace bene a tutti. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.